tutti, benvenuti. Intanto voglio ringraziare tutti voi che siete qui presenti in questo contesto meraviglioso, l'Arsenale. E l'evento oggi si svolgerà in pieno rispetto delle normative anti-Covid, quindi con tutte le disposizioni previste in fatto di distanziamento e di dispositivi di sicurezza. Grazie quindi alla Marina Militare che ci ospita, grazie al Comune di Venezia e lasciatemi fare un ringraziamento personale a Difesa Servizi che mi dà il privilegio oggi di essere qui a condividere con voi una giornata davvero speciale. Difesa Servizi, società in-house del Ministero della Difesa, gestisce e valorizza gli asset del Dicastero. Opera sul mercato fornendo servizi a diversi stalkers in ambito nazionale e internazionale. Nasce nel 2011 e in questi 10 anni interpretando un grandissimo senso di innovazione e anche una forma di modernità, Difesa Servizi promuove l'unicità delle forze armate italiane attraverso anche la valorizzazione, dicevamo, e gestendo i beni e servizi che la difesa gli mette a disposizione. E dunque, oggi parleremo di una nuova veste e di questa Difesa Servizi che, seppur diciamo vecchia di 10 anni, guarda al futuro. Prima di entrare nel vivo del dibattito, io vorrei condividere con voi un messaggio del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Può partire il video. Buongiorno a tutti, mi spiace non essere con voi in questa giornata importante per Difesa Servizi. Saluto la sottosegretaria Stefania Pocciarelli, che rappresenta il Ministero della Difesa in questo evento. Conto di recuperare questa possibilità di incontro con voi in occasione dei festeggiamenti, della celebrazione del primo decennale di attività di Difesa e Servizi. Sarà un'occasione, come lo è oggi, per ripercorrere la strada che si è fatta in questi anni, una strada importante che ha testimoniato la bontà della scelta che è stata fatta quando si è deciso, quando la difesa ha deciso di creare questa società in house, che si è da subito affermata come uno strumento importante a disposizione della difesa per valorizzare alcuni asset di cui la difesa dispone, per contare su uno strumento utile per raggiungere obiettivi importanti in termini di riqualificazione di aree di proprietà militare, in termini di riqualificazione e valorizzazione di asset della difesa, e credo uno strumento che ha dimostrato la sua capacità di innovare nelle procedure, di innovare nelle azioni, di innovare negli strumenti per raggiungere gli obiettivi. Innovazione da un lato e grande concretezza dall'altro, perché Difesa Servizi in questi anni ha raggiunto risultati importanti, voglio ricordarlo, senza costare un euro in più alla pubblica amministrazione, anzi recuperando risorse, ma ha realizzato la propria attività appunto raggiungendo risultati concreti e riconosciuti che caratterizzano l'attività di questa azienda in house della difesa italiana e che caratterizzano tanti protocolli che io ho siglato e che vedono in Difesa Servizi, io e i miei predecessori abbiamo siglato e che vedono in Difesa Servizi uno dei perni su cui girano gli strumenti, gli obiettivi che quei protocolli o quegli atti definiscono. E quindi sicuramente quello di oggi è un appuntamento importante, perché è un appuntamento che si inserisce all'interno di una manifestazione importante, quella della Marina Militare Nastro Rosa Tour, che è un evento importante che dà ulteriore lustro all'evento che si celebra oggi, cioè quello della presentazione del nuovo logo. Il nuovo logo contiene in sé, diciamo così, l'identità, ogni logo contiene in sé o vuole contenere in sé l'identità
della realtà, dell'azienda, del soggetto che si intende rappresentare. Questo logo rappresenta sicuramente il collegamento tra Difesa Servizi e la Difesa Italiana e quindi il nostro tricolore, ma soprattutto credo che sia il viatico migliore per dare il senso di un'ambizione di Difesa Servizi, cioè l'ambizione di crescere ancora, di diventare ancora di più uno strumento consolidato a disposizione della difesa e di migliorare complessivamente la nostra attività raggiungendo risultati importanti come quelli che sono stati raggiunti fino ad oggi e raggiungendone nuovi. Quindi complimenti alla governance di Difesa Servizi per i risultati che sono stati fin qui conseguiti, ma soprattutto un bocca al lupo e un augurio per il lavoro, tanto lavoro che ancora dovrà essere fatto. Concretezza, obiettivi, stakeholders internazionali e nazionali e poi un nuovo logo, una nuova immagine visiva. Con questo vogliamo parlare con l'amministratore delegato di Difesa Servizi, avvocato Fausto Recchia, che invito sul palco. Con il distanziamento, amministratore, possiamo togliere le mascherine, quindi possiamo cominciare la nostra chiacchierata senza mascherine, perché siamo distanziati adeguatamente. E allora, 10 anni di Difesa Servizi, come nasce? Qual è lo spirito? Ma intanto vi faccio ringraziare tutti gli ospiti che hanno voluto raggiungerci qua a Venezia, stare insieme a noi in questo giorno, che diciamo in qualche modo è un giorno di festa. Naturalmente ringrazio tutte le autorità civili e militari e un ringraziamento particolare va alla senatrice Pucciarelli, sottosegretario alla difesa, che ci onora della sua presenza e che rappresenta il ministro nella sua qualità di socio, ma anche insomma, diciamo, l'attenzione che il Ministero della Difesa dedica costantemente alla Difesa Servizi. Come nasce? Difesa Servizi nasce, è un incontro, diciamo, tra un'esigenza e un'intuizione, diciamo così. Un'esigenza perché le forze armate già svolgevano prima della costituzione di Difesa Servizi, già svolgevano delle attività, come dire, di una sorta di valorizzazione dei loro asset. Modo, diciamo così, in modo un po' occasionale, faccio un esempio per tutti, già alcuni di loro valorizzavano per esempio i brand, lo facevano però a partire da rapporti, a volte concessioni a titolo gratuito oppure diciamo con un sistema di perdite. Quando diciamo si è capito che c'era una potenzialità, che c'era un interesse, quindi una potenzialità, si è ritenuto fosse arrivato il momento di mettere un po' a sistema questa potenzialità e qui, qui è intercettato l'intuizione, perché l'intuizione è stata quella di poter, come dire, gestire questa esigenza attraverso la costituzione di una società in house, una società per azioni in house controllata al 100% dal Ministero della Difesa, che si occupasse appunto di valorizzare e gestire economicamente gli asset valorizzabili, con l'obiettivo appunto di recuperare risorse dal mercato. E adesso 10 anni sono pochi per un'azienda, però non è che sono pochissimi, cioè sono sufficienti per capire se un'esperienza funziona oppure non funziona. E con tutto quelli che mi conoscono sanno che sono non prudente ma iperprudente, devo dire che questi 10 anni hanno dimostrato che lo strumento funziona. Difesa Servizi riesce a recuperare risorse sul mercato che mette a disposizione delle forze armate, creando un'economia circolare e virtuosa. Esatto, peraltro risorse che non sarebbero recuperabili altrimenti, e lo fa, se lo dico, ne ha fatto cenno anche il Ministro e credo che sia opportuno sottolinearlo, lo fa, diciamo, non costando la pubblica amministrazione, nel senso che vive di risorse proprie e non vive di finanziamento pubblico.
Quindi credo che questo sia un altro elemento, se così possiamo dire, virtuoso. Ecco, allora abbiamo parlato dello spirito, come è nata Difesa Servizi. I risultati, lei ha parlato appunto della gestione e della valorizzazione degli asset di Castero, però poi ci sono altri settori sui quali voi state sviluppando anche le vostre attività, non ultimo la formazione. Sì, intanto i risultati, come ho detto, adesso non voglio qui tediare gli ospiti raccontando poi i bilanci di questi. Beh, lo posso dire io, abbiamo un dato che è abbastanza eloquente: nel 2020 avete chiuso con un fatturato di 51,3 milioni di euro e un valore di produzione con un segno più 76%, quindi diciamo che è in salute Difesa e Servizi. Allora, diciamo che il trend è stato sempre positivo, la società è cresciuta costantemente in questi 10 anni, sia diciamo, in termini di fatturato che in termini di utili. Abbiamo avuto naturalmente, come tutti, una preoccupazione in questo anno difficile, perché è stato più di un anno, è stato l'anno del Covid, in cui abbiamo temuto che l'impatto della pandemia, diciamo così, incidesse sui nostri bilanci. Invece devo dire che abbiamo retto il colpo, ci hanno scalfito ma non ci hanno, come dire, abbattuto, nel senso che gli asset nostri, quelli un po' più esposti, penso per esempio alla valorizzazione del brand per le chiusure dei negozi eccetera, ma anche un certo asset di tipo immobiliare, quelli che diciamo così che hanno dato vita sui nostri siti ad iniziative turistico-ricettive, per esempio, che hanno naturalmente sofferto la stagione del Covid, hanno impattato sì, ma meno di quello che ci aspettassimo. Nel frattempo noi siamo riusciti a compensare con una moltitudine di altre attività questo rischio, e così ci siamo permessi di poter non solo tenere botta, come ricordato, ma anche di crescere ulteriormente. Moltissime attività, adesso non le cito, sono veramente, diciamo, anche oggi posso dire che sono al di sopra anche delle nostre forze, in primis quella della formazione e addestramento, a cui ho fatto riferimento, che è stata sicuramente quella che diciamo ha guidato di più questa crescita. Però noi nell'anno del Covid, come ho detto prima, siamo cresciuti sempre, ma nell'anno del Covid siamo cresciuti più di sempre. Ho fatto riferimento a questi quasi 52 milioni di fatturato. Tenga presente che nel 2019 noi abbiamo fatturato circa, non ricordo male, 31 milioni, quindi siamo veramente cresciuti molto, e se non avessimo avuto l'impatto del Covid è molto probabile che avremmo raddoppiato il fatturato. Devo dire che questo mi fa molto piacere che sia successo, perché noi adesso diamo anche alcune cose le diamo per scontate, perché naturalmente c'è la forza, no, della dimensione militare e, come dire, il successo della dimensione militare nell'opinione pubblica tra i cittadini. Però il nostro è anche nell'unicità di Difesa Servizi, è un lavoro, diciamo, complesso di ricerca sempre di un equilibrio, che l'equilibrio diciamo tra l'istituzione e le opportunità del mercato, diciamo così. Questo equilibrio noi penso che possiamo dire di averlo trovato, e anche grazie al rapporto intenso che abbiamo con le forze armate, sia come in termini di fiducia che in termini di affidabilità. In qualche modo voi vi fate anche un po' portavoce di quello che rappresentano le forze armate attraverso appunto queste iniziative che passano dai brand alla valorizzazione degli immobili, alla produzione di energia rinnovabile. In qualche modo fate entrare nelle case della gente anche il concetto di forze armate in modo meno, diciamo così, rigido, se il termine può essere considerato valido, nel senso che poi c'è anche questa forma di collante che svolgete attraverso non solo la produzione di materiale, quindi parliamo di economia, ma anche nella diffusione di valori che possono esserci dietro un logo o quant'altro.
Sì, si potrebbe dire che noi valorizziamo, diciamo così, la chiave duale, perché naturalmente le forze armate fanno il loro, lo fanno in modo eccezionale, straordinario e testimoniato sempre assolutamente. E anche negli ultimi passaggi. Dopodiché si è sviluppato in quest'ultimo periodo, e anche grazie all'attività di Difesa Servizi e diciamo anche al concetto che l'ha fatta col prima costituire e poi crescere, questa idea che si potesse anche, come dire, perseguire dal punto di vista dell'immagine e della gestione del patrimonio ricco di asset valorizzabili della difesa, appunto in chiave duale, cioè rendendola fruibile anche ai cittadini. Questo sta nella maglietta che si compra nel negozio, sta al faro, nel faro che si valorizza in posti meravigliosi. Ecco, sì, perché una delle vostre, diciamo, non dico novità, ma uno dei vostri anche ambiti è quello proprio di valorizzare i fari, le sentinelle del mare. Sì, se dentro, diciamo, un circuito più ampio di valorizzazione del patrimonio immobiliare, in cui noi cerchiamo di rendere compatibile la presenza militare in alcuni siti, in alcune caserme, in alcune strutture dove è possibile combinarla con l'utilizzo, come ho detto prima, di renderli fruibili ai cittadini. I fari, certamente, diciamo, per la forza dell'immagine, anche perché ci abbiamo fatto un lavoro anche, come dire, di promozione dentro peraltro un progetto più grande, che è quello di Valore Paese Italia, che abbiamo sviluppato con altre amministrazioni in un percorso veramente virtuoso di collaborazione tra amministrazioni, penso all'Agenzia del Demanio, al MIBAC, all'ENIT, in cui appunto abbiamo provato a valorizzare il, direi anche riuscendoci, il patrimonio pubblico. Intanto sottraendolo al degrado, intanto, e poi anche recuperando delle risorse che nel nostro caso mettiamo naturalmente a disposizione delle forze armate. Amministratore, lei prima ha fatto cenno, insomma, alla crescita di Difesa Servizi in un anno drammatico, anzi in più di un anno, quasi due, di pandemia, ma avete fatto anche qualcosina in più, come dire, distribuendo capitale proprio sulla sanità militare? Sì, negli ultimi due bilanci noi abbiamo come proposta del Consiglio d'amministrazione all'Assemblea, che poi è il socio, abbiamo chiesto di destinare l'utile, una parte dell'utile al sostegno, al supporto della sanità militare, diciamo così. È stato quasi doveroso, naturalmente accolto in pieno dal Consiglio di Amministrazione e poi dall'Assemblea. Abbiamo pensato di fare anche la nostra parte per sostenere questo sforzo, che è stato, diciamo, un grande sforzo, ma che ha dimostrato che, diciamo così, la difesa attraverso la sanità militare è un asse portante del Paese. E allora, amministratore, visto che Difesa Servizi ormai da 10 anni ha una sua identità, perché una nuova identità visiva? Allora, intanto, diciamo così, consolidamento e consapevolezza sono le due parole nelle quali mi riconosco se guardo a questi 10 anni, in particolare nella prima parte di questi 10 anni, che poi non sono stati tutti miei, perché tutti nostri, perché c'è stato un consiglio di amministrazione che ci ha preceduto. Consolidamento perché abbiamo avuto una prima fase tipica delle start-up, in cui sostanzialmente si cerca appunto di consolidare le attività, di definire al meglio il core business, e al quale poi è seguito una seconda fase, che a me piace chiamarla della consapevolezza, molto, diciamo, interna al perimetro di difesa. Forse ci ha avuto persino una fase precedente dell'accettazione, perché naturalmente il sistema ha dovuto intanto accettare l'idea che ci fosse uno strumento che all'inizio percepivano come terzo, che si occupasse di asset che erano invece di titolarità della difesa. Ma superato questo primo passaggio di accettazione,
è stato necessario, noi abbiamo fatto un grande lavoro, di fare acquisire una consapevolezza sulle potenzialità di difesa servizi nelle articolazioni della difesa. Farla sentire, cioè, uno strumento, una leva utilizzabile appunto per fare quello che facciamo, cioè per recuperare risorse a favore del sistema. E questo ci ha impegnato e penso che questa fase si è chiusa, come mi piace dire, quando ci siamo insediati spesso bussavamo alle porte dello Stato Maggiore, adesso ci cercano, quindi vuol dire che qualcosa nel frattempo è successo e si è stabilita anche effettivamente una grande, come dire, fluidità di rapporti tra noi e il sistema. Questo è garantito anche dal fatto che il personale di difesa servizio è un personale militare, quasi interamente militare, dico, ma perché se togliamo la governance, da noi sono tutti militari tranne uno, che però è un dipendente civile della difesa. E questo mi sento di poter confermare che effettivamente è stato un modello vincente, perché siccome le forze armate sono inevitabilmente il nostro punto di riferimento, ha partecipato a creare questa familiarità tra la dimensione militare e la società che posso dire che ha funzionato. Ma questo per dire le due fasi del passato. E per rispondere alla sua domanda, oggi penso che noi siamo siamo in una fase, come dire, nuova, in una fase della maturità, possiamo dire così, anche se 10 anni, adesso 10 anni dell'adolescenza, dai, diciamo così, quando i nostri figli cominciano a uscire da soli, che si vestono come dicono loro. Però i fatturati che portate a casa vi rendono molto più adulti e maturi quindi siamo dentro una fase nuova, visto, diciamo, la configurazione dell'evento nel quale siamo inseriti a un giro di boa. E questo giro di boa abbiamo pensato che meritasse anche una veste grafica nuova. E quindi siamo, come dire, partiti in questo percorso e abbiamo, come dire, individuato un nostro segno che, insomma, che spero piaccia e che risponde per alcune caratteristiche che abbiamo, diciamo, dato ai grafici che ci hanno poi fatto questa proposta e che penso corrisponda in pieno al sentimento e alla funzione di difesa servizi. E allora io inviterei i nostri ospiti a guardare questo video che in qualche modo racconta sinteticamente quello che lei già ci ha anticipato. Prego la regia di mandare in onda il video. La vita è un succedersi di possibilità, alcune espresse, altre che rimangono nascoste, inesplorate. Quando quel potenziale viene riconosciuto e indirizzato, genera qualcosa che prima non c'era. La nostra esperienza lo dimostra. Da 10 anni Difesa Servizi valorizza l'unicità delle forze armate italiane, spaziando in una molteplicità di settori attraverso una curata gestione economica dei beni e dei servizi del Ministero della Difesa. Una società che risponde alle esigenze di istituzioni e aziende con servizi innovativi ed efficienti, in linea con i bisogni del momento e con alle spalle il consolidato know-how delle forze armate nei diversi campi di applicazione. Dall'esteso patrimonio della difesa generiamo nuove risorse. Professionalità, struttura e capacità di organizzazione fanno di Difesa Servizi un asset strategico, robusto, affidabile, innovativo. Con passione, competenza e trasparenza sviluppiamo connessioni e opportunità mai pensate prima, facendo convergere moltissime aree di intervento in un'unica direzione: generare valore. Difesa Servizi. Generiamo valore.
faccia conoscere bene questo luogo? Ma in dettaglio intanto mi vergogno un po' perché non essendo un esperto, anzi non sapendo nulla di queste cose, mi imbarazza di fronte ai grafici che ci hanno supportato, aiutato, che anzi ringrazio per il lavoro che hanno svolto. Beh, intanto questo logo un po' rappresenta la nostra ispirazione, cioè si muove dentro una dimensione che per noi è principalmente una dimensione istituzionale. Difesa Servizi svolge un'attività commerciale, ma io penso che per noi la priorità è segnare l'istituzionalità della nostra esperienza. Da questo punto di vista, diciamo così, i segni ci sono tutti. C'è la stella, che è, diciamo, è stato il punto di riferimento di questo progetto, perché naturalmente richiama, come dire, il concetto di militarità, gli uomini con la stelletta, perché un po' evoca l'emblema della Repubblica, e quindi, diciamo così, l'aspetto istituzionale, la stella lo richiama per intero. Il tricolore naturalmente immancabile, da questo punto di vista non lo commento nemmeno. Vorrei segnalare, arreda anche le pareti di questa sala in questo momento. Esatto. E le frecce, quelle, diciamo, le frecce che sostanzialmente non solo indicano il centro come una, io ci vedo una comunità di intenti, vivendo noi, diciamo, in un sistema complesso in cui non ci siamo soltanto noi, ma ci sono appunto tutte le articolazioni della difesa che con noi cercano di raggiungere quell'obiettivo, ma anche richiamano un po' le mostrine militari, che da questo punto di vista era un segno che mi piaceva. E poi il payoff, perché ho imparato anche delle cose, non sapevo cosa volesse dire payoff, e ho capito che il payoff è quella cosa che si è scritta sotto dove c'è scritto il messaggio, no? Esattamente. Generiamo valore che, nel quale ci ritroviamo in pieno. Intanto l'utilizzo del verbo generare, che è esattamente quello che facciamo, che ci piace molto, ci è piaciuto molto, e valore, perché richiama un po' intanto il valore della difesa in sé, il valore delle nostre forze armate e anche poi i valori che rappresentano naturalmente, oltre al fatto che per noi generare valore vuol dire generare risorse che rendiamo disponibili per le forze armate. Quindi credo che questo nuovo inizio, nel solco del passato, ci rappresenti in pieno. Valori che voi chiaramente, oltre che con le forze armate, state cercando di condividere anche, per esempio, con la polizia, gestendo... Ah certo, questo, grazie, questo è un punto che mi ricollega a quello di cui abbiamo detto prima, cioè questa, che effettivamente la cui collaborazione ci riempie d'orgoglio, perché se il Ministero degli Interni chiede al Ministero della Difesa che la società in house del Ministero della Difesa possa gestire in esclusiva il brand della Polizia di Stato, vuol dire che inevitabilmente non ci parliamo addosso, vuol dire che lo strumento funziona e naturalmente ci inorgoglisce. Adesso stiamo per chiudere anche il rapporto con i Vigili del Fuoco, e quindi sì, c'è questa, come dire, nuova attenzione, e questo ci ha spinto anche a prendere coscienza del fatto che forse dovevamo anche innovare la nostra immagine, a spingerci di più verso l'esterno. Bene, quindi circolazione di valori a 360 gradi. E allora io inviterei qui sul palco ora il sottosegretario alla difesa, la senatrice Stefania Pucciarelli, perché c'è un momento adesso particolare, che è quello della, diciamo, dobbiamo svelare il logo a tutti voi. A questo punto possiamo, a favore, come si suol dire, delle telecamere, vi invito a guardare gli obiettivi e a svelarci il nuovo logo.
tutto io chiederei al sottosegretario gentilmente di portarci un saluto, lo invito qui al centro del palco e chiaramente la saluto mascherandomi per opportunità. Ecco, lei può tranquillamente non avere la mascherina nel suo intervento, prego. Bene, grazie. Grazie per essere qui, a voi tutti, grazie all'Avvocato Recchia e a tutto lo staff di Difesa Servizi per quello che sono riusciti a fare nel corso di questo decennio, che non si limita solamente ad aver valorizzato quelle che comunque erano quelle strutture che avevano bisogno di essere recuperate, ma hanno cercato di andare oltre da un orizzonte che era magari quello iniziale e hanno cercato nuove sfide. Come nuove sfide le ho potute percepire e capitare questa mattina proprio anche nell'occasione del nastro rosatura, oppure semplicemente come la scorsa settimana per quanto riguarda il 60° delle frecce tricolori. Ebbene, questa possibilità attraverso Difesa Servizi di poter valorizzare al massimo quelli che sono i nostri brand, quelle che sono le nostre forze armate, quale veicolo e promozione dell'Italia in tutto il mondo, come esempio a cui fare riferimento e appunto attraverso Difesa Servizi anche il poter coinvolgere attraverso queste manifestazioni le nuove generazioni e poter portare ad essere quei nuovi militari di cui il nostro futuro potrà avere come persone a cui fare riferimento. Ebbene, Difesa Servizi è questo strumento ed è stato fatto da persone che hanno avuto quella lungimiranza e quel pizzico di follia di voler traguardare continuamente degli obiettivi appena raggiunti. Questo è un merito che va riconosciuto, non era una sfida scontata, ma direi che il target raggiunto è a livelli altissimi, per cui dobbiamo essere orgogliosi delle forze armate, dell'Italia intera, e anche orgogliosi di Difesa Servizi che fa da promotore proprio a tutto questo. Grazie. Grazie. Grazie alla senatrice, sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, e a questo punto inviterei l'amministratore delegato di Difesa Servizi Fausto Recchia a farci un saluto e a trarre le conclusioni di questa. No, un saluto, non voglio fare né saluto né conclusione, devo fare ringraziamenti perché quelli sono obbligati. E intanto in questo passaggio il primo ringraziamento che voglio fare è a noi, a tutti noi, nel senso al personale di Difesa Servizi, alle donne e agli uomini che collaborano con la società, che lavorano nella società, e spero di poterli abbracciare nel decennale che pure festeggeremo in modo compiuto, in cui ripasseremo in modo approfondito questi 10 anni, da dove siamo partiti a dove siamo arrivati e dove puntiamo. E quindi voglio ringraziarli, perché naturalmente senza di loro nulla sarebbe possibile. E voglio ringraziare Luca Andreoli, che è il direttore generale di Difesa Servizi, che con me ha condiviso questa esperienza dal primo giorno, anzi anche prima di me, perché già si era occupato della pensata di Difesa Servizi. E siccome penso di poter dire che anche la logica, alla luce di quello che abbiamo visto, lo strumento funziona, penso che si possa dire che anche questo binomio ha funzionato, quindi lo voglio ringraziare per tutto quello che fa, per l'amicizia, per tutto quello che continua. Il presidente Romeo, Giovanna, perché anche con lei condividiamo, credo che sei al secondo consiglio amministrativo, al terzo, quindi vabbè, quindi lei è quindi anziana come me, per il supporto che ci ha sempre dato, e attraverso di lei tutti gli organi della società, penso naturalmente al CDA e anche agli organi di controllo, il collegio dei sindaci, i magistrati della corte che svolgono la loro attività di controllo
consiglio di amministrazione, perché veramente non ho da dire, noi abbiamo avuto sempre un sorprendente, lo dico così, un sorprendente rapporto di collaborazione, sempre finalizzato, diciamo così, ad affrontare e a risolvere i problemi. Poi i ministri, perché tutti, dal primo, dal ministro La Russa al ministro Guerini e tutto quello che c'è in mezzo, perché il ministro non è soltanto, come dire, il socio di Difesa Servizi, ma è anche naturalmente il punto di riferimento, perché senza la fiducia e il sostegno del ministro, diciamo così, il lavoro sarebbe veramente, veramente ostico, non so, potrei anche dire impossibile, ma ostico sicuramente. Quindi tutti i ministri. E in ultimo, ma non per ultimo, per primo le forze armate, perché naturalmente le forze armate sono l'inizio e la fine di questa esperienza, la fonte e la realizzazione dell'obiettivo. Io credo che, come abbiamo detto, sia maturata l'idea, ampiamente maturata l'idea, che lo strumento è uno strumento funzionale, che è una leva che loro possono utilizzare. Siamo naturalmente a disposizione per continuare, per consolidare quello che abbiamo fatto fino adesso e per aprirci nuove frontiere, nuovi orizzonti nel futuro. La chiudo qua, ti ringrazio, la ringrazio davvero di cuore per averci regalato la sua presenza, e insomma, naturalmente questo è un momento che sta dentro a un evento più grande, dove vi invito a partecipare alla Marina Militare Nastro Rosa Tour, che, per riprendere quello che abbiamo detto prima, è un pezzo delle ulteriori attività a cui ci siamo applicati, perché forse 3 anni fa era inimmaginabile che ci buttassimo in un gioco così grande, ed è diciamo un'idea che ci è venuta per promuovere i nostri brand, in questo caso quello della Marina, e quello che oggi possiamo dire, visto che siamo alla conclusione, che è stata veramente non solo una bella idea, non solo un bel progetto, ma anche un progetto di successo. Grazie. Grazie a tutti voi, ringrazio i nostri ospiti e vorrei chiudere con un evviva le forze armate, evviva Difesa Servizi. Buon proseguimento di giornata. L'evento è terminato, si invitano i gentili ospiti ad accomodarsi dall'altra parte della sala, grazie.